tutta l'esistenza terrena del Signore Gesù è stata rivelazione, ovvero è stato un modo attraverso il quale il Signore Gesù progressivamente ci ha fatto conoscere il Padre, ci ha fatto capire chi era il Padre e quanto grande fosse l'amore del Padre verso di noi. Ciò che Gesù ha fatto, ciò che Gesù ha detto, ciò che Gesù ha compiuto giorno dopo giorno, durante soprattutto il suo ministero pubblico, è stato caratterizzato da questo progressivo svelamento della persona del Padre. Gesù ci ha dato la rivelazione ultima e definitiva della persona del Padre. Tutto quello che potevamo conoscere su di lui, il Signore Gesù ce lo ha rivelato. E il Vangelo che racconta le gesta, la predicazione del Signore Gesù, è rivelazione del Padre, mediante lo Spirito Santo che il Padre e il Figlio ci hanno donato. Attraverso l'ascolto della parola noi siamo piano piano introdotti a una conoscenza sempre più profonda di Dio Padre, perché questo è quello che a Gesù preme maggiormente, che noi possiamo conoscere colui che è l'autore della vita, colui che è l'origine di tutto, colui che è la misericordia infinita. E Gesù ha realizzato la volontà del Padre proprio rivelando il Padre. Quello che Gesù ha fatto è stato fatto obbedendo alla volontà del Padre. Perché per Gesù la volontà del Padre è stata il suo cibo, la sua ragione di vita, lo scopo della sua esistenza. E la volontà del Padre che Gesù ci ha fatto conoscere, ci ha manifestato, è quella che il Padre vuole per ciascuno di noi, la salvezza, la pienezza di vita. Gesù ci ha detto questa sera che lui è disceso dal cielo per fare la volontà del Padre. È venuto in mezzo a noi per compiere questa volontà. E la volontà del Padre, ci ha detto sempre Gesù, è quella che nessuno vada perduto, ma che tutti possano partecipare della sua vita, tutti possano avere quella vita eterna, quella pienezza di vita che lui desidera donare ad ogni suo figlio. Gesù ci ha detto che la volontà del Padre dunque è una volontà di salvarci, è una volontà di bene, è una volontà di gioia, è una volontà di pace. Gesù ci ha detto che il Padre ci vuole contenti, ci vuole felici, ci vuole realizzati pienamente. E perché questo sia possibile, abbiamo bisogno anche noi di essere guidati, illuminati, sostenuti dallo Spirito Santo che nella storia della Chiesa cammina davanti a tutta la comunità dei credenti per portare sempre di più i credenti alla loro piena realizzazione attraverso il compimento della volontà del Padre. Se Gesù è stato colui che ha rivelato il Padre, colui che ci ha fatto conoscere l'amore infinito del Padre e che ha fatto di tutto ciò lo scopo della sua vita, questo vale anche per ciascuno di noi che siamo suoi discepoli. Anche a noi è chiesto di essere rivelatori del Padre. Anche a noi il Signore Gesù chiede
attraverso la nostra vita di essere persone che annunciano la misericordia di Dio, attraverso le cose che diciamo, attraverso quello che facciamo, attraverso i nostri comportamenti che ci parlano e che parlano agli altri della nostra fede nel Signore. Se vogliamo essere autenticamente discepoli di Gesù e fare come ha fatto Lui della volontà del Padre la nostra ragione di vita, la rivelazione del Padre siamo chiamati a compierla proprio attraverso la nostra testimonianza quotidiana. Un discepolo del Signore, se non è testimone dell'amore di Dio, perde il suo tempo, perché il tempo che ci è dato come grazia siamo chiamati a impegnarlo e a spenderlo proprio con questa finalità, quella di realizzare nella nostra vita la missione di annunciare quanto grandi sono le opere del Signore, quanto grande è il suo amore per noi. Ecco perché allora è fondamentale che nella nostra vita ciascuno di noi si lasci guidare dallo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo a suscitare in noi il desiderio di fare il bene, di comportarci di bene, di seguire ciò che è buono, ciò che è giusto, ciò che è vero. Lo Spirito Santo agisce in noi nella misura in cui noi assecondiamo la sua azione, nella misura in cui noi ci lasciamo condurre, sospingere da Lui alla realizzazione della volontà del Padre, la salvezza di ogni uomo. Gesù ci chiede di collaborare a questa grande impresa. Ci chiede di essere persone che attraverso la loro vita quotidiana annunciano l'esistenza di Dio e il suo amore per ogni uomo. Anche a noi il Signore affida questo incarico e ce lo affida perché conta su di noi, perché ha fiducia di noi e sa che ciascuno di noi con la propria vita, attraverso le cose che fa e dice, può compiere questa volontà, può rivelare l'amore del Padre. È importante questo anche per ciascuno di noi. Se facciamo questo, allora siamo autenticamente discepoli del Signore, perché anche noi facciamo la volontà del Padre e riveliamo il suo amore verso tutti gli uomini e tutte le donne. Chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci ad essere testimoni autentici di questo amore che il Signore Gesù ci ha rivelato, l'amore del Padre verso di noi. Chiediamo allo Spirito Santo di essere docili alla sua azione. Chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci sempre a discernere ciò che è bene e ciò che è male, ciò che giova alla nostra vita e ciò che invece deturpa la nostra esistenza, ciò che fa del bene ai nostri fratelli e ciò che impedisce invece ai nostri fratelli di realizzarsi. Invochiamo anche Maria Santissima, perché in questo mese a lei dedicato possiamo attraverso la preghiera quotidiana del Rosario accogliere sempre di più la volontà di Dio nella nostra vita, realizzandola con la consapevolezza che questo impegno che il Signore ci affida è un impegno sacrosanto per noi, per la nostra salvezza, ma anche per la salvezza di ogni nostro fratello e sorella. Maria, che è stata la discepola perfetta del suo figlio Gesù, che ha assecondato totalmente con il suo sì nell'annunciazione la volontà del Padre, ci guidi a nostra volta e ci sostenga in questa opera bella che il Signore ci affida, perché l'amore del Signore possa risplendere anche attraverso di noi.
uomini, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché nella assidua celebrazione del mistero pasquale riceviamo tutti della nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. Benedetto.